Ciao a tutti! Questo è un piccolissimo video che ho voluto fare per salutare questo anno che ci sta per lasciare. È stato un anno per tantissimi versi molto duro, che però non mi sento completamente di condannare perché non tutti i mali vengono per nuocere e nonostante ci siano state in quest'anno delle brutte esperienze che hanno colpito tanta gente e anche me, ci sono stati anche degli aspetti positivi. Uno di questi è che ho scoperto che esiste una nicchia di persone a cui piace leggere a voce alta i libri, come piace a me, e che se non ci fosse stata questa situazione probabilmente non avrei mai conosciuto. Quindi, dai, questo 2020 ha fatto anche qualcosa di buono. Inoltre volevo annunciarvi quali sono i miei progetti per il 2021 riguardo al mio canale. Il mio canale che piano piano sta sempre crescendo di giorno in giorno, anche se lentamente, non mi posso assolutamente lamentare. Prima di tutto, la prima settimana di gennaio voglio assolutamente concludere questa benedetta Divina Commedia. Non vedo l'ora di concluderla, anche perché il paradiso non mi soddisfa molto leggerlo. Dal 10 gennaio invece comincerò a pubblicare i capitoli del libro che ha vinto il sondaggio, I morti viventi di George Romero, concluso da Daniel Kraus. Saranno 8 capitoli. Io spero di potervene garantire almeno uno alla settimana. Sono 8 capitoli, ma sono capitoli molto molto lunghi. Quindi, dai, ce la posso fare. Uno dei progetti che mi sta divertendo di più in assoluto portare sul canale è sicuramente il libro game Guerrieri della Strada. Inoltre sono stracontento che sia giunta la graditissima collaborazione di Valentina, la musifavolista, nel ruolo di Kate, e sia giunto anche il contributo musicale di Zero del canale Zero Free Music Copyright, il quale in futuro rivestirà anche un ruolo all'interno del libro, un personaggio che non è ancora comparso. Quindi sicuramente voglio portare a termine questa serie e leggere tutti e 4 i libri. Poi tirerò le somme e valuterò l'idea di portare altri libri game dopo questo. Sicuramente mi saranno molto utili i vostri feedback in tal senso. Oltretutto, per rimanere in tema al libro game, mi hanno regalato esattamente un libro game cartaceo e uno digitale. Gli autori stessi di queste due opere mi hanno chiesto di portare una piccola run del loro prodotto. Non sarà un audiolibro completo, nel senso che non lo leggerò dall'inizio alla fine, ma sicuramente vi porterò un assaggio di quello che sarà il libro, nel caso poi voleste essere interessati ad acquistarlo. Uno è questo, Il peso della cultura, un libro game di Matteo Tolari, nonché un mio conterraneo, che ora però è emigrato in Germania, ma è sempre sardo nell'animo. L'altro invece si chiama Quest Tavern, Brandy a tutta birra, un libro game scritto da Power Bob, molto demenziale, seppur in un contesto fantasy, ed entrambi questi due prodotti sono molto molto divertenti. Ma poi lo vedrete nei video appositi che farò e vi garantisco che soprattutto in questo ci sarà da ridere, non tanto per il libro, ma per quello che farò io, perché è un libro che prevede prove fisiche da fare realmente. Infine, entro marzo cercherò di pubblicare un libro che mi sta molto molto a cuore. Si tratta della trasposizione dalla sceneggiatura al romanzo del film che per me è il film più bello mai fatto in questo mondo. Il mio film preferito di sempre ed è Ritorno al futuro. Ritorno al futuro sta a me come Dio sta al Papa. Sono molto orgoglioso di portarlo su questo canale. Sarà la prima volta che trasgredirò la mia regola, e cioè quella di portare dei libri già letti. Il primo libro di Ritorno al futuro l'ho già letto anni or sono, ma siccome ho intenzione di portare la trilogia completa, non potevo partire dal secondo e poi il terzo, quindi rileggerò il primo, ma molto volentieri, e poi porterò gli altri due. E non è tutto, perché in questo viaggio sarò accompagnato da una fantastica collega che ha deciso di collaborare con me. E lascio la parola a lei. Ciao, io sono Rosanna del canale Chiacchiere e Audiolibri di Rosanna Lia. Sono una collega di Alessandro, come lui amo narrare storie ad alta voce e nel 2021 collaboreremo per la realizzazione dell'audiolibro di Ritorno al futuro. Io sarò la mamma di Marty, Lorraine Baines McFly. A presto, ciao, buon ascolto! Grazie Rosanna e spero che ci divertiremo un mondo ad interpretare i personaggi di questa splendida storia, che sia libro che sia film. Sarà molto interessante da vedere anche per chi già conosce i film, perché i libri sono tratti dalla sceneggiatura originale, quindi include anche le parti che poi al cinema sono state tagliate. Quindi, dai,
Se siete curiosi, non perdetevi l'audiolibro di Ritorno al Futuro. Detto questo, sul canale mi piacerebbe integrare anche altri contenuti che non siano solamente audiolibri. Mi piacerebbe portare due format. Uno di questi progetti riguarda sempre le letture a voce alta, un format in cui ogni episodio ospita una persona diversa che legge un racconto. Questo lo voglio fare perché ci sono tante persone bravissime nel panorama teatrale della mia zona che meriterebbero di essere conosciute meglio, in modo da potervi far conoscere altri attori, altre voci del panorama cagliaritano. E vi faccio un piccolo spoiler, sono tutti più bravi di me. Non ci vuole molto, ma tant'è. Il secondo format che mi piacerebbe portare sul canale non dipende del tutto da me, dipende anche dalle restrizioni del governo. Dovete sapere che a me piace tantissimo andare al cinema. Il cinema è un'altra delle mie grandi passioni, alla pari del teatro. Mi piace davvero andare al cinema, non è tanto quello che guardo, perché mi è capitato di vedere anche degli obbrobri innominabili, però l'andare al cinema è sempre un piacere lo stesso per me. E mi piacerebbe portare un format in cui ogni volta che io esco dal cinema vi faccio un piccolo commento a caldo sul film che ho appena visto, in modo che così si possa anche chiacchierare fra di noi di qualcosa che non sia soltanto libri e audiolibri. Non saranno delle recensioni, perché io non mi sento in grado di fare delle recensioni approfondite, ma saranno i pareri di un amatore del cinema, proprio come se chiedeste un parere ad un amico X e io, ciao, com'era quel film? E lui vi risponde, così farò io. Quindi questi sono i miei propositi barra progetti per il 2021. Ovviamente nel corso dell'anno tutto può succedere, tutto può variare e tutto può cambiare, che è un sinonimo di variare, quindi perché l'ho detto. E quindi voi direste, ma allora perché hai fatto questo video se tanto tutto può cambiare? Boh, potevo anche starmi zitto, ma ci tenevo a salutarvi e a farvi migliori auguri per un 2021 migliore di quest'anno appena passato. Non che ci voglia molto, però potrebbe andare anche peggio. Quindi un augurio sincero e ci rivediamo nel 2021. Ciao!